Ti racconto una storia e la storia che ti sto per raccontare è contenuta nelle carte dell'archivio della biblioteca Gambalunga. È il 14 maggio 1945 e il sindaco di Rimini scrive: "Tra le perdite, poche in vero rispetto alla tragedia della città subite dalla biblioteca Gambalunga, principali sono un medagliere di molto pregio e l'intera enciclopedia Treccani. Il 6 gennaio 1946 Carlo Lucchesi, direttore della biblioteca, ribadisce: "È certo che fra le perdite patite dalla Gambalunghiana in conseguenza della guerra, questa dell'Enciclopedia Italiana Treccani è la più grave e la più lamentata dai lettori." Ma com'è possibile che la Gambalunga, scrigno di tesori bibliografici, lamenti come così grave una tale perdita? Dal novembre 1943 al 21 settembre 1944, giorno della liberazione, Rimini subì 388 bombardamenti e fu teatro di aspre battaglie. I libri e i manoscritti più rari e preziosi della Gambalunga vennero messi al sicuro a Torricella, un piccolo borgo in Valmarecchia, sotto la custodia di Lucchesi. Ma non tutto poteva essere messo al riparo e molti libri rimasero sugli scaffali. Il professor Augusto Campana e il geometra Giulio Cesare Mengozzi vennero incaricati di prendersi cura della biblioteca fino al rientro di Lucchesi, che avvenne nell'agosto 1945. Al rientro Lucchesi elenca i primi ammanchi: 350 libri, 1500 opuscoli, l'Enciclopedia Britannica e appunto la Treccani, ma erano salvi tutti i libri più preziosi e insostituibili. Riavere la Treccani, afferma quindi Lucchesi, è prioritario se si vuole che la biblioteca risponda veramente alle sue finalità e ai bisogni degli studiosi. Sindaco e bibliotecari non si erano però limitati a scrivere, ma avevano svolto alcune indagini, scoprendo che l'asportazione avvenne verso la fine di settembre 1944, pochi giorni dopo la liberazione di Rimini, ad opera del capitano Paolo Perdichizzi. L'enciclopedia fu racchiusa in due casse, che furono prima trasportate a Pesaro, quindi a Roma, poi in Sicilia, al domicilio dell'ufficiale. Ora toccava al ministero rintracciare il militare e recuperare i libri. Recupero tanto più urgente quanto ne era proibitivo il riacquisto. Non che Lucchesi non ci avesse provato. Una libreria locale, disse lui stesso, me ne ha offerto un esemplare al prezzo di 150.000 lire. Al mio rifiuto la cifra è discesa a 110.000. Potrà scendere anche 100.000. Ma la somma supera sempre tutte le possibilità di acquisto da parte di questa biblioteca. Il 26 aprile 1946 il Ministero della Guerra comunicò a Lucchesi il decesso dell'ufficiale, avvenuto per suicidio all'ospedale di Novara, mentre quello dell'interno, il 7 agosto successivo, lo informò che ulteriori accurate indagini, eseguite anche presso i familiari del defunto per rintracciare l'enciclopedia, erano riuscite infruttuose. Ora per Lucchesi si trattava di agire ed era perciò necessario provvedere alla sostituzione di questa opera veramente indispensabile. Certo, di acquisto in autonomia nemmeno a parlarne, e scrive infatti: "Avrei buone speranze di strappare al comune 30-40 mila lire, ma il resto?" Tenace perseveranza colmarono il resto quando il Ministero della Pubblica Istruzione dispose il trasferimento da una biblioteca pubblica governativa a titolo di deposito a tempo indeterminato di una copia della preziosa opera.